venerdì, buona attualità italiana, sempre da Roma, sempre caldissimo, quindi scusate che siamo messi come un po' accaldati. Questa settimana abbiamo con noi in onda una coppia speciale. Da un lato vi presento Padre Enzo, che è direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro, è stato coordinatore della prima giornata mondiale dei bambini, ma mi ha detto presentami come un francescano. E dall'altro lato invece abbiamo Aldo Cagnoli, che noi conoscevamo come comandante Ita, e invece è qui in veste. Non parleremo di aerei, anche se ne avrei un po' voglia, ma non è il tema oggi. È qui invece come vice coordinatore della giornata mondiale dei bambini. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. La prima domanda sulla giornata mondiale dei bambini, che era la prima edizione. La domanda che ho più nel cuore è che necessità c'era? Perché una giornata mondiale dei bambini? Ma intanto è stata un'idea di Papa Francesco e quest'idea che nasce da un dialogo tra padre e figlio. E qui c'è Aldo insieme al figlio Samuele. La necessità per la Chiesa, poi Aldo potrà dire il colloquio con il figlio che ha fatto nascere un libricino, l'Enciclica dei Bambini. Ma credo che per la Chiesa ce n'era bisogno. Noi abbiamo come Chiesa vissuto un bel po' di anni sotto tiro, sotto torchio. Era necessario riprendere un dialogo con quella che è la parte più fragile della nostra società, con i più piccoli, appunto i bambini. Dall'altro lato, profonda secolarizzazione, la messa sbiadita, come alcuni sociologi hanno raccontato, fa prendere coscienza che era importantissimo, se non necessario, ripartire dai bambini per una nuova evangelizzazione, per un nuovo processo di evangelizzazione. Da qui la necessità, credo, della prima giornata mondiale dei bambini, di questa intuizione profetica di Papa Francesco. Sì, diciamo che tra l'altro questo è un pochino così, è una sintesi. Diciamo della necessità, no, di una giornata del genere, però se risaliamo alle origini, al come nasce, è ancora più interessante, veramente a qualcosa di mistico, no? Di, in qualche modo, al di là dei tempi che sono stati veramente incredibilmente ristretti, qualcuno sosteneva che sarebbe stato impossibile organizzare un evento del genere con oltre 100.000 persone in piazza, 60.000 all'Olimpico il giorno prima, il 25 maggio, il 26 in piazza. E in realtà l'abbiamo fatto in 4 mesi scarsi, quindi è veramente un tempo incredibilmente basso. Però se torniamo alle origini, tutto nasce da una considerazione, no? Che in qualche modo chiaramente poi la giornata l'ha voluta Papa Francesco, però l'idea, se vogliamo, in qualche modo l'ha ispirata a un bambino, no? Che l'ha comunicata a un adulto, il sottoscritto, che abbiamo il brutto vizio, diciamo come adulti, di non ascoltare, no? Non ci ascoltiamo tra di noi, ma spesso non ascoltiamo i più deboli, e fra questi, e Padre Enzo, abbiamo pensato che chiaramente ci sono i bambini. Tendiamo a mettere una linea molto obliqua, no? Fra noi e loro, e questo non va bene. Infatti, se vi racconto come è andato brevemente, la cosa fa veramente pensare e sorridere. Cioè, avevo ricevuto in dono l'enciclica Laudato Si' dal Santo Padre, e in quell'occasione gli chiesi di firmarla per Samuele, per mio figlio, che aveva un anno fa, quindi 11 anni, e lui gliel'ho portata, e lui mi dice:
mi guarda e mi dice: ma che cos'è un'enciclica? Domanda, chiaramente ci sta, no? Come domanda. Io, da adulto frettoloso, pieno di micro e macro impegni, ho risposto: beh, è una cosa importante, lasciamola là, poi la leggerai. Lui è tornato alla carica e mi ha richiesto: sì, ma me la spieghi in due parole? Io dico: guarda, è una cosa, una lettera che il Papa fa, la manda, dice a chi? Mi incalzava lui, dico: la manda ai preti o ai laici? Dico: guarda, la manda a tutti, dice: chi la legge? Io a quel punto gli rispondo: beh, tutti. Poi ci penso e dico: beh, la leggono in pochi, forse in pochissimi. È un peccato perché questa è molto bella, è bellissima. E lui se ne va, dopo un po' torna, dico: però è molto importante, ribadisco di nuovo. Lui torna, dice: senti papà, mi fa un'altra domanda. Io taglio corto, gli dico: guarda, facciamo una cosa, quando sei grande te la leggerai. E lui mi dice: ma se mi hai detto che è molto molto importante, anzi 3 volte, molto 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 importante, quando la leggo da grande sarà tardi. Allora io in quel momento ho avuto una sorta di, come dire, di fulminazione, no? Sono rimasto lì pensieroso su questa frase e ho capito quanto siamo inadeguati. E quanto siamo sbagliati anche nelle piccole azioni che facciamo ogni giorno, no? E poi basta guardarsi in giro fra guerre, liti di condominio, liti in famiglia. Insomma, voglio dire, non è che siamo così brillanti come pensiamo di essere, forse lo siamo nel lavoro, in alcune piccole mansioni, però poi nel grande non sappiamo comportarci. Quindi mi viene un'idea che questi adulti sono inadatti e dobbiamo, come dire, spazio ai bambini. E parlando con Padre Enzo abbiamo un pochino, adesso sono stato molto sintetico, abbiamo rielaborato questo concetto insieme e ci è venuto in mente di fare questo libricino, appunto, un libricino, insomma, un libro che ha avuto anche un discreto successo che si chiama L'enciclica dei bambini, rieducare il mondo degli adulti. Ecco, questo è un po', questo è l'antefatto. E da qui è partito tutto questa cavalcata, questo magico sogno che ha portato fino a queste bellissime giornate. Bellissime giornate che sono state due, se ben ricordo, a fine maggio, il 26 e il 27 maggio, giusto? Quante persone sono venute? Quante persone hanno partecipato? Ma intanto lo stadio olimpico era quasi pieno, con oltre 50.000 bambini, i tecnici ci dicono 53.000. Piazza San Pietro invece non si contavano, perché la piazza, le immagini ne testimoniano la grande presenza, il grande afflusso, e era piena fino a Via della Conciliazione. Quindi c'è chi parla di oltre 80.000, chi oltre 100.000. Ma il dato significativo è che c'è stata una risposta entusiasta all'appello di Papa Francesco ed anche l'esigenza proprio da parte dei bambini. Noi abbiamo numerose lettere che ci testimoniano che i bambini chiedevano ai genitori o ai loro insegnanti o ai loro catechisti: vogliamo andare dal Papa, vogliamo andare all'incontro dei bambini col Papa. Quindi un'esigenza davvero che nasce dal cuore dei più piccoli e che ha come un'onda, siamo entusiasmato tutti. C'è, ricordo, la giornata mondiale della gioventù da molti anni. Che differenza c'è, tra la giornata mondiale della gioventù e la giornata mondiale dei bambini? Sono più grandi forse i giovani dei Beh, bambini? innanzitutto l'età, no? Perché diciamo quella della gioventù che nasce con Giovanni Paolo II. Tra l'altro, una piccola parentesi anche là, ho letto recentemente un articolo di un signore che diede l'idea a Giovanni Paolo II, Marcello Tedeschi. Marcello Tedeschi, sì, e ci vollero 3-4 anni dal pensiero alla realizzazione. Ecco perché ribadisco che 4 mesi sembra qualcosa di magico, veramente. E soprattutto l'età, perché diciamo che là, quella parte dai 16 anni, qui c'era questa sorta, chiamiamolo, di buco, no? Sociologico in qualche modo, cioè c'era la fascia dai 5 ai 12 anni, era completamente, come dire, oscurata, no? Per cui diciamo che ecco, l'età un po' è quella, 5-12, 5-13, questo è un pochino, però le orme sono un po' quelle. Noi abbiamo scelto un format perché è la prima, no? Di presentazione, cercando, visto che sono bambini, quindi è un materiale così prezioso e delicato, abbiamo cercato anche in qualche modo di presentarci, questo soprattutto grazie a Padre Enzo, con un linguaggio nuovo, no? Non vogliamo. Cioè, dobbiamo portare dei messaggi forti, ma non dobbiamo annoiare, e questo varrebbe per tante altre cose, non solamente per i bambini. Però diciamo che cosa abbiamo fatto? Un format dove alternavamo testimonianze di un certo spessore di rilievo da tutto il mondo, questo è importante. Abbiamo portato oltre 100, 101 nazioni, è una cosa straordinaria, e dei momenti artistici, no? Ci Dove sono c'era qualche stati artista. anche momenti per i bambini artistici di intrattenimento.
personaggi, immagino anche Roberto Benigni che ha parlato a questo monologo di 24 minuti straordinario sul Sagrato domenica 26 maggio, e noi al termine dell'incontro lo abbiamo incontrato ed era visibilmente emozionato perché anche un artista del suo spessore, forse tra i primi 10 artisti al mondo a quel livello, anche un artista come lui era emozionato. Perché è la prima volta che si faceva una cosa del genere. Qualche giornale ha scritto che è la prima volta nella storia dell'umanità che si finiscono tanti bambini. Sembra un po' eclatante, però di fatto è vero. Un dato questo, è sicuramente un dato che fa riflettere e apre nuove possibilità. I bambini davvero possono dire qualcosa di nuovo e possono soprattutto arrivare al cuore, dove Certo. non arrivano le nostre parole, dove non arrivano a volte tanti gesti, dove non arrivano tanti messaggi, c'è la possibilità che i bambini arrivino al cuore. In qualche modo come dire, un approccio indiretto, una innocua arma disinnescante, e quindi anche noi alternativa verso la pace per mandare un messaggio reale, concreto, cioè non è retorica. Certo. La prossima giornata ci sarà una seconda giornata mondiale dei bambini? Certo, è stata annunciata a termine dell'Angelus in settembre del 2026, perché si alterneranno le due grandi giornate della Chiesa, quella dei giovani il 25 durante il Giubileo e quella del 26 durante il Giubileo della Basilica di San Pietro. Va bene, grazie mille. Ci riparleremo di questi temi se vorrà ricollegarsi un'altra volta in vicinanza dell'evento. Grazie per averci raccontato da dietro le quinte la giornata mondiale dei bambini. E, complimenti e buon lavoro soprattutto.